Ciao amici, sapete quanti italiani soffrono di colesterolo alto? Nessuno, perché seguiamo la dieta mediterranea. Sarebbe bello, ma un italiano su tre soffre di colesterolo alto e di questi quasi la metà non sa di questa condizione, aumentando il rischio di malattie gravi come ipertensione e cardiopatie. Lo dice la SPIREC, Società Italiana per la Prevenzione Cardiovascolare, in collaborazione con il CNR e la Fondazione Italiana per il Cuore. Per fortuna la scienza ci aiuta con un rimedio naturale inaspettato, protettivo di cuore, circolazione, fegato e ottimo per fare prevenzione contro pressione alta, colesterolo alto, fegato grasso. E c'entra la dieta mediterranea, guarda un po'. Qual è? Ve lo dico subito, ma prima mettete un bel mi piace a questo video e iscrivetevi al canale attivando tutte le notifiche. Il cibo in questione è il limone e il merito è della vitamina C e della vitamina E, due potenti antiossidanti. Lo afferma uno studio pubblicato su The American Journal of Clinical Nutrition. Nell'esperimento, 36 ragazzi forti e sani hanno seguito per un periodo una dieta ricca di grassi saturi, davvero poco sana per cuore e circolazione. Dopo un primo periodo, i ricercatori hanno iniziato a integrare la loro dieta con il limone e i valori dei grassi saturi e colesterolo cattivo LDL si sono decisamente ridotti. Adesso andiamo a farci un succo di limone. Io ne bevo un po' ogni mattina con il mio bicchiere di acqua e limone, come spiego in questo video. E non solo il succo, ma anche la buccia di limone ha effetti bruciagrassi e utili per il controllo dei grassi saturi. Potete usarla facendo il canarino, come spiego in quest'altro video. Interessante, vero? Aiutatemi a diffondere le informazioni utili dei miei video, condividendo quello di oggi e abbonandovi al canale per sostenere il mio lavoro. Se siamo in tanti, con un piccolo contributo mensile, possiamo fare la differenza. Info in descrizione, dove trovate anche i link ai miei libri ed ebook per il vostro benessere. Mangia sano e vivi meglio!